Eccoci qua, carissimi amici appassionati di auto vintage. Oggi 10 agosto del 2020, per pura casualità ho trovato un personaggio, direi, perché è anche lui un personaggio. Io lo definisco ormai un extraterrestre con tutto quello che mi ha raccontato. E niente, siamo qua nelle zone di Prato, nelle zone della Zoo, ecco. E niente, insomma, adesso vi presento appunto il gioiello, che è il nostro amico Abramo. Salve a tutti! Ecco qua, ci racconta questa un po' tutto. Questa è una delle mie macchine d'epoca, la più piccola, la mia bambina, e trovata, diciamo, in condizioni abbastanza tragiche, perché era piena, era in una concessionaria, e sobbarcata di ricambi, l'avevano data in permuta per comprare un appunto alla Fiat. E niente, mi dette nell'occhio, tramite alcuni particolari sospettai subito che fosse una delle prime, ed era praticamente unico proprietario, ecco, quando poi io l'ho presa. E ovviamente aveva bisogno di essere restaurata completamente, e è stato un lavoro abbastanza grosso, perché musetto nuovo, pianali nuovi, interni tutti rifatti, ho reperito tutti i pezzi che mancavano, le gomme sono bianche, non con le fasce attaccate ma vulcanizzate, poi c'è la radio originale, ho ritrovato la plancia a 0 km, per dire, no, cioè tante cose che poi alla fine hanno contribuito a farla. La cosa che ti ha colpito furono le frecce. Le frecce, perché l'era piena, l'era sobbarcata di ricambi sopra alla Fiat. E mi dette nell'occhio le porte girate e le frecce, queste qui sopra. E sicché poi mi diedero il libretto, che è sempre il suo originale, e venne fuori che era del 57, no? 27 luglio 57. E allora niente, la comprai, ecco, tutto lì, senza stare dietro a tanto affari. La comprai e poi dopo, una volta a casa, è stata smontata tutta completamente, salviata completamente, e poi piano piano risistemata, senza stare dietro a quanto è costato, perché... No, certo, lasciamo perdere quello, ecco. Però, insomma, la soddisfazione di aver ridato vita a quest'auto, che, come hai detto, era stata appunto data come permuta. Sì, come... permuta per comprare un appunto. Pazzesco. Una prima serie come permuta. La prima serie, seconda versione. Ecco qua, in permuta. Guardate qua, cari amici appassionati di vecchie Fiat, saluto qua Max, saluto il bravo Alberto Viani, saluto tutti quelli che amano le Fiat. Insomma, abbiamo qua una appunto... una 600, veramente prima serie, guardate qua con le sue porte a vento. E hai fatto tutti gli interni anche, sì, qua? Tutti gli interni rifatti, le gomme tutte nuove, questi i tappetini di gomma tutti nuovi. Originali qua, vero? La radio, guardate. La radio, era un accessorio. Che era un accessorio. Ecco qua, insomma. È bravissimo Abramo, un appassionato di Lancia, è dovuto andare a sistemarsi questa serie. Che poi... è stato un colpo, cioè un amore a prima vista, quando l'ho vista mi ha fatto con passione, ecco, e allora poi dopo... La utilizzi ogni tanto? Ogni tanto, sì, ci ho fatto anche un matrimonio. Salutiamo anche il bravissimo Renato Di Sondrio, che è un appassionato appunto di 600 e derivate, ecco qua, guardate qua. Hai fatto un matrimonio, beh, giustamente quest'auto merita. Eccola qua, E niente, insomma, eccola qua. Il contachilometri è ripartito, ha detto, hai rifatto tutto, giusto? Sì, quello era un pezzo a magazzino, aveva 0 km. Aveva 0 km, mai utilizzato, guardate qua. E niente, insomma. Qua riusciamo anche a accendere il motore qua? Se chiavi? La batteria non è troppo giù, non lo so, bisogna provare. Sai quale ha le chiavi a portata? Se no, no, se no fa lo stesso, Vediamo. Eccoci qua, ragazzi, intanto vi faccio vedere qua, insomma, il laboratorio del bravissimo Abramo, che è un appassionato di Lancia abbastanza adattate, anni 50, è un ricercatore anche di pezzi di ricambio, ma non solo, li sistema e fa anche bancarelle alla Fiera di Padova,
e niente, insomma, si è imbattuto in questa avventura, appunto, e niente, insomma, ha sistemato appunto questa bella Fiat 600, gli ha ridato vita. Vediamo un po' se così è per dare. Vediamo così, se le cariche arrivano. Se carica, se no non è un problema, eh. Guarda qua giù, chi è che l'avrebbe detto, eh? Stamattina qua, più che cerchi personaggi, Prato, cioè, guardate. Vediamo un po' se va. Fuori, facciamo la prova fuori. Spettacolo qua, eh? E niente, dai, così facciamo onore. Ho conosciuto il papà, come si chiama il papà? Francesco. Francesco, che ti segue nelle bancarelle e tutte le tue avventure qua a recuperare pezzi. Sì. E poi salutiamo anche la mamma, che ha detto che è Anna Maria. Anna Maria, che guarda ogni tanto i filmati del Marvin, giusto? Sì, papà? Sì, di Garbano. Ma dai, sì. Insomma, ecco, per cui... Camion vecchi, tutti i giorni. Mi fa piacere, dai, ecco. Questo incontro casuale questa mattina qua che era giù, insomma, guarda qua, saluto anche il bravissimo Luca Biagioni. Guarda qua Luca Biagioni, dall'incontro che ho fatto con te, insomma, cosa vuol dire appunto aver trovato questo personaggio così in frazioni di secondo lì nelle vicinanze. Ecco qua, così, è un po' così il Marvin Tour, ecco, raccogliere quello che la strada, raccogliere quello che, diciamo, e poi comunque Abramo è un personaggio, alla fine dei conti non sei uno qualsiasi, tutto quello che mi hai raccontato, la tua passione per le lancia, addirittura sei andato a recuperare, cos'è che mi hai detto, una lancia Aurelia, una B20, una quinta serie, in Ungheria, mi sembra, sì, in Ungheria, per cui, sì, insomma, sì, sì, no. E niente, saluto anche, a questo punto voglio salutare anche, che non lo saluto mai, però adesso mi è venuto in mente, salutiamo anche il bravo Flavio Flamini. Sì, mio caro amico. Ecco, così, sì, ecco qua. Sì. Ciao Flavio. Ecco qua. E niente, dai, va lì. Ciao a ecco tutti. Ecco qua, cosa dici, insomma, avanti. Avanti, sempre e comunque. Ecco qua, perché ci sono cose ben peggiori. Ci sono cose ben peggiori di cui io potrei parlare, ecco, però ecco. Ora non parlo, se no poi alla fine, esatto. Invece il ridere si piange. Invece... La vita è fatta anche di... di scogli. Di scogli. Niente, spettacolo, grande Abramo, spettacolo. Ci ha regalato questa chicca per il canale, brivido. Ciao a tutti. Viva le auto d'epoca, 600, eccetera, eccetera. Grazie mille, sei Abramo, spettacolo.